Ecco, questo è Kennedy. Sì. Non si ha niente da guadagnare dalla sua disperazione. Lo scontro Kennedy-Khrushchev. Certo. Il blocco rende tutto più lento. Il fratello Bob. Il fratello Bob. Assomiglia. Infatti, guarda, è identico. Ma io sono convinto di una cosa. Anche lui ha l'aria, no? John. Insomma. Sì, sì. Come vedi, vengono fatti con cura. I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills. Man came by to hook up my cable TV. We settled in for the night, my baby and me. We switched round and round till half past dawn. There was 57 channels and nothing on. 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 Sono Cinzia Tani. Prego. Grazie. Ciao, come stai? Bene. Andiamo. Allora, mi metto qui, Angelo, vicino al televisore. Allora, io vorrei cominciare da il famoso concorso del 55 nel quale sei entrato alla RAI, ma prima di quello mi dici dove eri, dove abitavi, dove vivevi? Sì, io allora abitavo a Bologna, mi ero appena laureato in lettere con una tesi su Leopardi e insegnavo come supplente, supplente incaricato. Mia mamma, che vedeva, seguiva attentamente la radio, viene a sapere che la RAI bandisce un concorso in vista dell'apertura ufficiale della... E allora mi disse, ma perché non lo fai? Ah, la mamma! Allora io decisi di farlo. Fai, e mi ricordo che facemmo gli iscritti il 2 gennaio del 55, lì a Bologna, nella grande aula del Politecnico. Ah, a Bologna tanti, questo a Bologna, concorso sì, si è svolto. Pensavamo 8.000. Ah, e quanti ne hanno presi? Poi no, prima 40 e poi 20. Pochissimi. Sì, 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 8.000. Quindi veramente essere fortunati per riuscire. Senti, com'era l'atmosfera della RAI di quei primi anni? Eravate liberi, potevate sperimentare? È chiaro che nasceva un mezzo nuovo, no? Quindi una estrema curiosità insieme a anche incertezza, no? E quindi entusiasmo, però anche delusione, perché di fronte alle prime difficoltà, e intanto di inserimento, perché noi eravamo come impiegati, sì, categoria C, sì, prendevo 61.500 lire al mese. Te lo ricordi ancora? E impiegati, insomma, poco si faceva, si guardava, si cercava di capire. Senti, i primi programmi di cui ti sei occupato? Dunque, io mi sono occupato, perché io poi appena sono arrivato, appena assunto, per circa un anno fui, mi occupai di radio. Ah, di radio. Poi, questo per un anno, poi passai rapidamente in televisione e poi cominciamo a occuparci di televisione, lentamente, prima documentari e inchieste. E poi via via. Allora guarda, io ti ho portato una delle prime cose che hai fatto. Che cosa mi fai rivedere? Adesso ti faccio rivedere una cosa che stavi citando tu prima quando chiacchieravamo. Allora. Nacque il telefilm. Certo. No? Poi abbiamo fatto invece Dante, Alighieri, con Albertazzi. Con Albertazzi e la Gozza. Facemmo Caravaggio. Ah, e Caravaggio, ma che belli, bisognerebbe rivederli. È stato un motivo, uno dei motivi per cui allora
il Bernabei, che è un uomo molto un grande direttore, però naturalmente aveva alcune sue idee e le rispettava e puniva chi non le rispettava. Sul Caravaggio? No, sul Caravaggio noi ci permettemmo una inverosimiglianza verosimile. Ah. Cioè immaginai che il Caravaggio giovane, sì, vede in piazza dei Campi di Fiori, vedesse arrivare Giordano Bruno con la mordacchia, perché per essere bruciato, certo. Ecco. E allora una cosa che non gli è piaciuta neanche per nulla. Allora l'avete tolta? Tolta poi con un grande lì d'Imperio. Quindi quella è stata la prima censura che hai avuto? Quello io penso, sì. Eh? La prima censura vera e propria, dopo una quantità di sospetti, sospettato. Però quando, sai, sospettati che vengono guardati a vista, fino a quando non vengono colti sul fatto. Sul fatto. Certo, punito. Ma hai avuto altre censure nella tua lunga carriera televisiva? Ma ti dirò che io comunque sono stato io fino al 69 ero in TV. Poi c'è stata una rottura. Quando fui poi punito, fui mandato in un centro di produzione a fare il capo fabbrica, cioè che realizzava programmi ideati da altri. Ah. Devo dire però, per dire tutto, il Bernabei quando mi chiamò per dirmi che mi disse che non aveva più bisogno, che ormai il paese doveva tirare 69, doveva tirare i remi in barca, che non aveva più bisogno di persone così attive o creative, eccetera, eccetera, e che comunque non mi preoccupassi, sarei tornato buono in un altro momento. Come poi come accaduto. Quando io poi, vent'anni dopo, nell'86, fui chiamato, lui mi telefonò. Ah, vedi, si ricordava, complimenti. Per dirmi che... Senti, da critico letterario, tornando agli sceneggiati, che cosa pensi di quegli sceneggiati che sono rimasti poi nella mente, nei ricordi di tutti quanti? Io ripeto, secondo me è molto meritoria, gli italiani non avrebbero mai... gli italiani, il 60, 70, 80 degli italiani, non avrebbero mai saputo dell'esistenza di Dostoevsky. Di Dostoevsky, sì, o di Tolstoi. Sì. Che mi ricordo si fece Delitto e Castigo. Quindi quello è stato un grande merito della televisione. E lì il grande merito, bisogna riconoscere la televisione di allora, sì, il grande merito di essere stata utilizzata per quasi a supplire le insufficienze della scuola. Giusto, e di altre istituzioni educative, sì, del paese. Sì, sì. Io voglio invece però farti vedere un'altra cosa che è del 67. Prima mi parlavi del teatro inchiesta, sì, che è altro genere che hai, sì, inventato, che è molto interessante. Allora, questo vediamo. È sempre anni 60 questo, sì, 67. Questo 67. Ecco, questo è Kennedy. Sì. Non si ha niente da guadagnare dalla sua disperazione. Lo scontro Kennedy-Khrushchev. Certo. Il blocco rende tutto più lento. Il fratello Bob. Il fratello Bob. Assomiglia. Infatti, guarda, è identico. Ma io sono convinto di una cosa. Anche lui ha l'aria, sì, no? John. Insomma. Sì, sì. Come vedi, vengono fatti con cura. Sì, ma noi adesso dobbiamo stare attenti a non costringerlo. Anche a farlo. Con cura dei particolari. Non dobbiamo impegnare il suo prestigio. C'è una frase di Lidl Hart. Sì, la so. Me la reciti sempre. Abbi pazienza illimitata. Non mettere mai un avversario con le spalle al muro. Aiutalo sempre a salvare la faccia. Bella. Sapienti, eh? Noi dovremmo starci attenti nelle prossime ore. Sì, dovremmo ad ogni mossa assicurarci che anche il nostro avversario abbia abbastanza spazio per muoversi, non sia sull'orlo dell'abisso. Pensa oggi Bush. Stavo pensando la stessa cosa, sarebbe veramente capace di dire... Stavo pensando la stessa cosa. Gli dare spazio agli avversari. Tra russi e americani. Ma anche quello che ha detto Bob della frase. Certo.
dai al tuo avversario la possibilità. Un'altra America, sì. Un'altra grande America. Senti, ma questo era una via di mezzo fra teatro, inchiesta e fiction, sì, sceneggiato, e, no? Ecco, infatti, questo era il repertorio. Documentario. Sì. Era per intero il... Ed era il modo per l'inchiesta e il documentario. E poi tanto più poi questo, di questo poi diventammo, ci convincemmo negli anni Ottanta, quando presi la rete. L'inchiesta documentario, quello classico, è, manca della terza dimensione. È vero, è vero. Allora noi avevamo bisogno della terza dimensione, certo. Quindi la terza dimensione che aggiungeva comunicazione, che aggiungeva informazione. E la terza, capito? Allora noi dicemmo che aggiungere la terza. Giusto. E quindi, capito? E quindi dare una un'immagine, in realtà, più ampia, più ricca, più convincente, più vicina allo spettatore. Ma dato che tu trattavi anche argomenti molto di attualità scottanti, io non soltanto politico, un'altra cosa molto bella che noi facemmo era il processo di Verona. In pratica erano anche delle prese di posizione ideologiche importanti, tu hai mai avuto problemi per questo? Quindi era di una ricchezza assoluta. Quindi c'era la libertà comunque di farle queste cose? Sì. Perché diciamo, abbiamo parlato di censura, autocensura, però... Beh no, ma lì se non via di farlo, ripeto, lì è stata anche una grande televisione allora, non è che era... E noi prendemmo, abbiamo preso degli inglesi, perché noi comprammo un bellissimo teatro d'inchiesta degli inglesi, che era la battaglia di Culloden. E lì c'era si fingevano un telecronista che seguiva la battaglia dietro e naturalmente metteva soprattutto in risalto l'orrore della guerra. Perché c'era proprio in mezzo. L'orrore della guerra, perché lui stava l'orrore della guerra. Come se qualcuno oggi andasse... inutili, le uccisioni, le distruzioni senza senso, che non avevano per fine la vittoria, ma la distruzione, come sono le guerre. Però qualche allora problema l'hai avuto. Questo questa cosa è un altro motivo. Di censura. Perché alludeva al Vietnam. Ah, e quindi? Che è successo? Un altro motivo per cui naturalmente non fui... I miei sospetti crebbero. I sospetti su di te crebbero. Tanto dopo che noi, poi dico che per sfuggire, cambiamo titolo, invece che la battaglia di Culloden, facciamo l'ultimo degli Stuart, come fosse una lezione una cosa di storia. Invece no, non ci cascarono. Invece che la battaglia di Culloden. Senti, tu mi hai già detto che cosa hai fatto poi in quegli anni, mi hai detto che sei andato, prima di arrivare alla terza rete, che eri stato spostato. Sì, sono stato 5 anni, due o tre anni, dove ho fatto alcune cose interessanti. Per esempio Buontalloro. Ecco, guarda, vedi? Esattamente quello che ti ho portato, Buontalloro. Tu e Costanzo avete... inventato il talk show. Sì, sai come nacque? Io allora ero capo della fabbrica, cioè di Via Teulada, perché era la fabbrica. E Costanzo stava registrando un programma di Villaggio. Ah. Vi ricordate il programma di Villaggio? Io mi ricordo dove c'era Fracchia. Quella poltrona di plastica. E come dove lui casca e si rotola. Ecco, quello lì. Tanto guarda, ecco, guardiamo la finestra, allora, perché questo è importante. Questo è stupendo. Allora noi ci incontravamo, sì. Io sapevo che dovevo passare, eccetera, e gli dissi, ma perché non inventiamo un programmino che non costa nulla da mettere dopo il film? Infatti si vede che non costa nulla. Dopo il film, sì. Allora dice, buonasera. Si arrivò a il talk show, quello che poi è diventato il talk show. Guarda com'era. Ma il talk show, però noi pensavamo, lì sbagliando, che non costa nulla, se tu non hai un personaggio, prendi la donna di pulizia che sta pulendo il piano e lo fai parlare. Aspetta. Invece poi abbiamo scoperto che se non chiamavi veri il VIP non ti segui. Fammi sentire che cosa dice, sentiamo cosa dice. Dai, in questo momento le 21 e 38, 39 minuti primi, quindi non... l'orario che invece, quindi non rimettete l'orologio guardando il cucù, in quanto appunto è un altro orario. Perché la stiamo registrando? A Marzotto. A Marzotto. A fare Lockheed.
Vianello? Questo è cosa, no? Vianello? Sì, nel senso che è andato in onda per i servizi parlamentari alcune riprese durante la giornata per l'affare Lockheed, e quindi Buontalloro lunedì 7 non è andata in onda. Noi abbiamo quindi però registrato comunque la puntata e ve la offriamo con gli ospiti di prestigio, come sempre, sì. La signora Marta Marzotto, certo. Il signor Piero Ottone, il signor Raimondo Vianello. Ottone che loro dirigeva il Corriere. Intervenire. Sì. Perché? No, ho visto che avevi fatto una parte... No, per carità, volevo dire. No. Lei perché ride su Vianello? Ti ringraziare. Fa ridere Vianello, sì. In effetti è sempre il pericolo, sa, direttore, di avere qui, in questa trasmissione, dei personaggi, degli attori, specie pieni di verve e di vitalità, come Vianello, e di comicità, e induce quindi a questo inizio. Però io comincerei con la signora Marzotto. Signora. Io? E perché proprio io? Per prima? Mi pare giusto. C'è paura. Ma vedo che lei ha un animale che si è che morde, come fa lei di solito. Intorno al braccio, ma signora... Si trova comodo. Sì, ma perché proprio io, insomma, abbiamo una detta. C'era l'ansia di essere... Dunque, senta, contessa, posso chiamarla contessa? No, mi chiami Marta Marzotto. Marta, non so. Ma io non so se posso. Vorrei chiamarla contessa. No, va bene. Senta, io so che... Cominciamo male, però, Cominciamo male. Rinnega il titolo. No, io certo non ho... Si cavi i baffi, come sempre. Posso chiamarla contessa? Contessa, direi. È contessa, anche tu la chiamerai contessa. E va bene, allora, benissimo. Direttore, vado bene così. È terribile, era già terribile. Per la libertà. Mia, Marta Marzotto. Lui faccia quel che vuole. Io mi riservo di fare il mio... Il grande inventore. Benissimo. Allora, mi scusi un attimo di spalle. Ecco, senta, volevo dirle, contessa, ho letto su un settimanale che il suo... che lei è considerata una delle sette regine di Roma. È contenta, la vedo contenta. C'ho una paura e c'ho voglia di alzare e andare. Però c'era una certa ansia a farsi intervistare da questa. Non hai idea quando lui, questo lo facevamo nel piccolo studio di Atura, studio 11, quello piccolissimo dove non... E quando lui usciva, sudatissimo, dopo mezz'ora, 35 minuti durava, sudatissimo, teso, qui... Ah, teso era? Disinvolto e... Però invece era dentro, sì. Lui era molto, io sudato, adesso naturalmente lo fa giocare. Vabbè, grazie. Senti, la finestra chi la inventò? Questo, no, a tenere devo fuori? Dire, questo l'ho inventato Maurizio. Stato Maurizio. Noi dicevamo, facciamo un programma, io dissi, dopo il film del lunedì, e che non costi nulla. Quindi facciamo quel che si fa in America, una chiacchierata. E quella finestra che quella si chiude è un'invenzione di Maurizio. Per tenere fuori, diciamo, il mondo. Stiamo noi. Abbiamo gli occhi sul mondo. Sì. Adesso dobbiamo parlare, non ci facciamo disturbare, parliamo del mondo. Senti, allora, arriviamo alla terza rete. Tu che quindi un intellettuale, critico letterario che prende in mano una rete, tutti si aspettavano che avresti fatto una rete culturale con la C maiuscola, in realtà tu hai fatto una rete colta ma popolare, una rete molto vicina alla gente, con ascolti anche molto alti. Sì. Che programma avevi? Ti ho detto, che progetto? Ti ho detto i motivi, cioè io dire questo, cioè che pensavo che la televisione divulgativa, la televisione usata come strumento per divulgare conoscenze già note, prodotti già noti, nati in discipline e in linguaggi tradizionali, quello fosse esaurita. E allora non adoperiamo più la televisione come strumento, ma come linguaggio, quindi come qualcosa capace di aggiungere conoscenza, produrre conoscenza aggiuntiva. Quindi fare programmi che al di fuori della televisione non esisterebbero. Mentre che Diritto e Castigo c'era prima, che non esisterebbe. Sì. E così abbiamo iniziato a fare una serie di programmi, abbiamo cominciato con il Linea Rovente con Linea Ferrara, Rovente. E poi subito dopo il Telefono Giallo. Giallo con Augias. Poi passavano con Britti, con Blob, poi il Portalettere. Il Portalettere con Chiambretti, La Dandini, tutti i programmi Avanzi. Che non sarebbero esistiti senza la televisione. Cioè, personaggi nuovi, non usati dalla televisione, perché per la prima volta appariva Ferrara, per la prima volta appariva Corrado House, per la prima volta
Il Chiambretta aveva fatto i programmi per ragazzi da Napoli, sì. Però insomma non era noto del pubblico, sì, adulto. Quindi veramente il contrario di quanto in genere oggi prendi Bonolis, perché era già fermato e altrove. Sì, sì. Lì, prendi dei format che hanno già successo. Grandi, che erano grandi. Questo l'hai voluto proprio tu, la prima puntata di Chi l'ha visto. Parleremo prevalentemente di Jennifer Muir, ecco, che scrive Donatella Muir, Raffaele. Una ragazza. Muir con la U-I-R, una ragazza americana di 22 anni, scomparsa 9 mesi fa dalla base della Marina americana di Napoli. Forse la state vedendo adesso in sovrimpressione, non la state vedendo, comunque l'avete visto prima. È un caso difficile, addirittura inestricabile sotto certi aspetti, perché se tutti questi casi di persone scomparse sono difficili, già, questo ha una difficoltà ulteriore. Presidente della commissione. Soldato della Marina americana. Che poi lui fu sostituito da Luigi Di Maio, poi venne, no? Dopo. Esiste una convenzione giuridica tra gli Stati Uniti e l'Italia, per cui se accadono. È il padre dei Guzzanti. Il padre dei Guzzanti. Era magro anche, adesso è un po' più. Sì, americana. Comunque, diciamo, nell'ambiente. Lui era un giornalista di Repubblica. Come le hai scelti loro? Dunque, la Raffai come vedremo, faceva la radio. Ah, faceva la radio. Allora io, ascoltando la radio, quello che possiamo subito chiamai perché noi pescavamo dappertutto, nella radio e nei giornali. Sì, sì, sì. Quindi venivano tutti o dalla radio o dai giornali. Quindi Guzzanti, perché? Quindi Guzzanti veniva da Repubblica. Ecco, ma prima di tutto chi è che cerca questa ragazza? E soprattutto Gad Lerner veniva dall'Espresso. Gad Lerner, vero. Dall'Espresso, tutti venivano dai giornali. Lei era brava però, la Raffaele. Bravissima, sì. A cercare la figlia. Il padre di Jennifer si chiama Thomas Muir, ha 46 anni. Perché poi lei lasciò Chi l'ha visto? Perché fu sostituito? Perché una sciagurata, perché per vanità, perché lei aveva una grande... Chi l'ha visto era una trasmissione di punta. Di punta. L'altra trasmissione di punta era Santoro. Sì. Lei soffriva, lei voleva fare il Santoro. Quindi voleva che gli dessimo una trasmissione politica. Veramente? Sì. E nulla. E allora si dimise, cominciò a fare un po' di capricci, noi cercavamo di convincere. Quindi fu lei a lasciare il programma? Sì, sì, poi lasciò il programma. Non sarei qui ora. E poi in realtà non ha fatto più niente. Fu stata furba come Costanzo, oggi sarebbe ancora, farebbe ancora. Assolutamente, certo. Che Chi l'ha visto è eterno. E credo che rimarrà eterno. Sì, perché i casi ci sono in continuazione. A parte che è proprio di servizio pubblico, perché aiuta. E poi c'è una continuazione, poi adesso è stato allargato fin da noi, cioè copriva anche aspetti della cronaca nera. Certo, certo. Senti una cosa, qui abbiamo Chi l'ha visto, diciamo, la TV della realtà, la TV verità. C'è molta distanza tra quella TV verità e il reality show di oggi, cioè o è una logica evoluzione? No, non c'è nessuna distanza, è un'evoluzione logica, o meglio una degradazione logica. Logica, sì. Però viene di là, non vi è dubbio. Viene lì, perché il reality show è vera televisione, sì. Non vi è dubbio. Vera televisione. La differenza, la televisione in realtà era puntare l'occhio della macchina sulla realtà sociale e politica del paese. La reality show punta la macchina sulle camere di letto o comunque luoghi che sarebbe meglio tenere segreti, proteggere con la discrezione. Sì, sì, sì. Senti, e alla fine, dunque tu mi dici che non sei un telespettatore, che in realtà tu sei stato sempre dentro la televisione, sì. Però hai delle abitudini legate alla televisione? Qualche cosa vedi? Che cosa vedi? Ti giuro che io ti dico tutto con sincerità. Io le partite, quelle molto importanti. Ah, sei un tifoso? Sì, perché sono molto tifoso. Le partite molto importanti. E poi, siccome io la sera sono fuori, non sono a casa, non sono fuori, quando torno a mezzanotte, mezzanotte un quarto, qualche volta, quando non è l'una, qualche volta accendo e vedo che cosa? Porta a Porta, dove la vedo per 10 minuti, qualche volta
ci sono personaggi anche interessanti. Sì, quindi un po' di porta poi, a porta. Un po' di, l'unica cosa che vedo qualche volta incavolandomi, anzi spesso incavolandomi, ma qualche volta anche incuriosito, il fatto stesso che mi fermi a vederla. Senti, un'ultimissima cosa. Adesso che si stanno formando tanti canali nuovi, no? Ci sarà un ennesimo cambiamento della televisione, secondo te? Un'ennesima svolta? No, senti, è vero che ci sono, nasceranno canali nuovi, però sento una difficoltà a riempirli. Sì, A dargli contenuti. Infatti, guarda, cosa fanno le televisioni? Si imitano, sì. Ripetono, ognuno ripete l'altro. Si mangiano proprio. Si mangiano, ripetono l'altro. Perché è difficile riempirli di contenuti? Perché non ci sono le idee? È difficile perché intanto è necessario che qualcuno ci fa risorse. Mancanza di... Oramai la TV è diventata professionisti. Non è un mestiere... Non è un mestiere che si può inventare, si può improvvisare. Verissimo. Anzi, l'improvvisazione è all'origine della attuale povertà. Decadenza. Allora, quindi mancanza di professionisti, mancanza di risorse pensare, e mancanza di idee. Sennò, però la nostra televisione si è sempre detto che comunque è una televisione di tra le migliori. Ma io lo credo anch'io, perché io adesso... Cioè, è vero, la televisione non è bella, però... Credo che anche le altre non siano belle. Alcuni dicono che sono addirittura più brutte. Forse è anche vero, ma la nostra però ha... Forse è anche vero, la nostra è più bella, però ha un limite maggiore, che è quella che ha la più lontana, quella che si allontana sempre di più dai problemi cocenti, sociali, quelli sì. che l'attualità offre. Sì, sì. Ha paura del... Oggi... Perché la TV in realtà è diventata reality show? Perché oggi la televisione ha paura della realtà. Della realtà, va bene. Chiudiamo qui con questo. Grazie. Ma durerà due ore? No, quanto dura? Quanto abbiamo registrato? Le dovremmo però chiedere un ultimissimo pezzettino che è... Sì, l'entrata. Arrivo. Suono la e tu... Mi... No, l'entrata. Ah, devi fare tutto.